Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video che chiriccio anche oggi. E niente, allora, premetto già che stavo già facendo colazione, però mi è venuto in mente per questo video che chiriccio, oddio mio, sono tutta da rifare perché mi devo anche andare dall'estetista e non è lunga. Non è un gran bel vedere la mia faccia, ma mi prendete così per oggi. Tanto, oggi è. Aspetta un secondo che guardo. Oggi è martedì, sì. Oggi è martedì. E domani è mercoledì, quindi entro domani dovrò andare dall'estetista a farmi i baffetti e tutto il resto del corpo. Ma vabbè, dettagli. Ma siccome che oggi sono un po', non dico una scimmietta, ma quasi, e quindi devo sistemare un po', ripristinare tutta, perché voi non lo vedrete, ma sono la vergogna delle vergogne, perché sono mesi e mesi che non vado più dall'estetista, quindi ora tocca di ripristinarmi tutta. Tra l'altro, oddio mio, non so cosa sia successo, ma vabbè, dettagli. Ho sentito un rumore poco simpatico di là, ma non importa. Noi andiamo avanti lo stesso a registrare il video. Non vi ho detto ancora buongiorno, ve l'ho detto. Comunque no, ve lo dico lo stesso, buongiorno. Sì, vabbè, ciao, buongiorno, la stessa cosa. Comunque, nulla. Fa un caldo stamattina, come sempre, fa molto caldo. Sì, cosa stai facendo adesso? Sto bevendo la mia tazza di caffè e latte. Anzi, veramente Nesquik questo, per dircela tutta. È Nesquik. E nulla. Tra poco dovrei aspettare il tecnico della televisione, perché mi sa tanto che la televisione non si vede più niente. E non so neanche se viene il tecnico, quindi vabbè. Non saprei. Sì, io mi auguro che questo tecnico venga, perché così almeno posso registrare in parte in camera mia senza interruzioni continue. Vabbè, e nulla, io non so perché mi vedo la faccia un po' gonfia stamani. Sarò io che mi vedo, sarà la mia impressione, però boh, è così. E nulla, questo è quanto. Già, allora vediamo la batteria. Quanto è la batteria del telefono? Al 92%, va benissimo. Tanto questo non è Huawei, ma è uno Xiaomi telefono, perché non sto registrando con l'iPhone 7, che non mi permette di mettere in pausa, ma c'ho lo Xiaomi 11 Lite, e con questo viene comodissimo prendere e come dire, tagliare la vabbè, anche se non voglio tagliare, fare un video breve o corto, dentro questa cosa. Comunque vabbè, viene meglio accorciare i tempi, cioè mettere le pause o lasciare lungo andare il video. Già, e niente, quindi che dirvi, io stamattina non so ancora cosa mente di fare, perché volevo truccarmi, ma con questa scimmiosi che ho in faccia non so se è il caso, perché non so cosa riuscite a vedere, ma sono un po' una scimmia in faccia, non so cosa si possa vedere. Vedete di qui? Sì, avete ragione, ti si stanno incrociando le sopracciglia. In effetti è vero, mi stanno incrociando le sopracciglia e le devo fare.
Allora, ho l'appuntamento dal setista mercoledì alle 17:30, alle 5:30. E niente, aspetta un secondo. Eccomi qua. Allora, quindi niente. Mi è stato detto, io, non so se in un commento o dove, che sapevo la luce della ring light accesa, se era il coso, se era al buio, no, non so, al buio, ragazze. Avevo la ring light che rifletteva nel mio occhiale, quindi niente, nei miei occhiali, quindi va bene così. Ah, mi sa che non uso più la ring light per un bel po', perché ho visto che fa troppo riflesso negli occhi. Che ci volete fare? O la uso o non la uso, perché due sono le cose. No, non vuole essere una sgridata, poi perché ci mancherebbe altro. Era solamente a dirvi non preoccupate, perché la ring light riflessa negli occhi. Vabbè, comunque, a parte questo, come dire, questo pappardella che ho, nulla di che, nulla di irrilevante. No, l'ho letto un commento di, come si chiama, la signora, Tiziana Toscana. Sì, Tiziana Toscana si chiama, mi pare. Sì, proprio, sì, mi sa che si chiama proprio così, Tiziana Toscana, mi pare, esatto. Da lei che ho letto questo commento, cioè è lei che mi ha fatto il commento sotto questo video, e poi ne sono aggiunti altri, vabbè, non importa, non mi sono offesa comunque, era solo a specificare perché mi vedevate così, con la luce riflessa negli occhi, e perché dietro di me vi era buio, che poi buio non era più di tanto, perché succede la lampada c'è la luce accesa del lampadario, solo che forse perché io ero messa, che c'è la porta che rifletteva, che faceva un po' di buio, allora vabbè, non voglio stare lì troppo a spiegare cosa. Allora, stamattina ho deciso di fare altre cose, ma ancora non so cosa. A dopo. Allora, intanto mi finisco di bere il mio latte, sempre se riesco a parlare. E poi vi porto come in camera mia e faccio il mio lettuzzo. Nulla. Allora, latte bevuto. Cosa ha fatto? Stile ASMR? Bevendo il latte? Mi sembra di sì, vabbè, non importa. Almeno vi siete un po' rilassate mentre ingerivo il mio latte. Comunque, a parte questi preamboli sciocchine, ma sapete che se non diverte a farla sciocca non sono contenta su YouTube. Cosa dire? Che ne dite che ci riuniamo in camera a fare il mio letto? Direi proprio di sì, quindi addio.
Ok, letto fatto, adesso vado in bagno. Ora mi la faccio, venite con me. Sono qua, ora mi lavo la faccia. E prima mi lavo le mani. Oh, queste sono buone qua. I denti con sensore, mi lavo off camera, ovviamente con qua sensore e niente, come qui mi sono un po' sistemata, non sono ancora truccata, ma vabbè, non fa niente. E nulla, io mi ho lavato i denti nel frattempo, mi ho sistemato un po' la faccia, nel senso che me l'ho lavata, non ho messo altro nulla. Dovrei mettere la crema perché di là. E poi truccare un pochettino perché sono veramente una allucinante. Sono, aspettate un secondo che mi vedo un po' la specchiettino del vetro tutto opaco, non so perché. Ok, provate a aprire con questo pannetto qui lo specchio della telecamera perché lo vedevo molto opaco, credo che era per quello, perché era un po' tozzino il vetro dell'occhiello della telecamera. Comunque vabbè, i tagli, questo ciuffo mi sta dando fastidio, ma vabbè. E niente, ho acceso la... cioè, si è acceso, ciao, buonanotte, ho aperto la finestra perché non si vedeva niente, era troppo buio, forse aveva ragione Anna Toscana che si vedeva troppo male il video, era troppo buio, però quando è di sera è così, non posso fare altrimenti, almeno che non mi metto di là e allora si vede bene, ma la vedo poco probabile. Ammazza che caldo che sta facendo molto caldo. E già poi io vedete che ho dei peli qua, li devo tutti fare. Questo del mento non è questa macchia del mento non è una macchia, ma sono peli, non so quante volte dovrò dire, ma più mi soffermo più non so se lo capite, ma questi sono peli, vedete che sono peli, non si capirà mai, ma sono peli. Voi direte, ma che cosa è quella? Sono peli, non è una macchia, sono peli, ragazze, come lo dico a fare? Sono peli, sono peli. Voi direte, non puoi fare niente con questi peli. Appunto, mercoledì o a ogni volta, come devo dire? Vabbè,
Ogni tot di settimane vado dal dentista a farmi la ceretta. Ho detto, ma la ceretta non ci piace, fatti luce pulsata. No, perché non posso farmela, perché ho un glaucoma. E se, voi direte adesso, che fesserie dici? No, non sono fesserie, ma non posso farmela perché l'oculista mi ha detto che non posso farmi la luce pulsata, quindi evitate di farmi storie. Non sono arrabbiata, ma evitate di farmi storie, grazie. Perché sono io quello che mi va bene, anzi, è mia nonna che sta per me e che sta con me e sa quello che è bene per me. Anche se io ho 33 e mezzo anni, quasi 34, non vuol dire che io devo per forza, vabbè, voi non dovete rendere conto di nulla. Comunque, per spiegarvi molto educatamente che non posso farmi la luce pulsata, ma la ceretta volendo sì, anzi la ceretta sì, per forza di cose. Qui sulla faccia, tutto il resto del viso, sulle sopracciglia la pinzetta uso ovviamente. Qui sul naso lo stesso, la pinzetta e la ceretta, basta che sia. Qui la ceretta, vabbè, su tutto il resto del viso sì la ceretta. Tranne che in alcuni punti, quando non va la ceretta va la pinzetta, capito vi devo dire? Poi non è che io sono, come suol dire, ricca. Di famiglia, magari fossi benestante, purtroppo non lo sono, ma non mi manca nulla, diciamoci la verità, non mi manca nulla, sono a posto così. E quindi, che vi devo dire, sto bene così e mi basto così. Ringrazio il cielo di stare bene così. Cos'altro volevo dirvi? Ah sì, cioè, va bene tutto così com'è, non mi manca nulla, non voglio nulla da nessuno. Non mi interessa di pretendere niente dagli altri né da nessuno. Quindi, per favore, non mi chiedete più cos'è questa macchia. Perché non è macchia, ma sono peli. Mi faccio la ceretta ogni tanto quando posso dall'estetista. Se no, uso la pinzetta, anzi, mia nonna si arma di pazienza e mi toglie questi pochi peletti che mi rimangono qua, che si affacciano ogni tanto qua sul mento, che sono bruttissimi da vedere, ma purtroppo è quello che è. E mi toglie i peli con la pinzetta, perché a dare altri soldi all'estetista, ahimè, non posso sempre. Io vorrei, ma purtroppo non ho tutti questi soldi dall'estetista, quindi mi tocca farmeli con la pinzetta. Non perché non mi interessa andare dall'estetista, sì, ma mi arrangio quando riesco, mi arrangio, se no, ragazze, non sono la figlia dello sceicco che si può permettere tutto. Scusate il termine sceicco, ma è la verità. Quindi mi tocca arrangiarmi così come sono. È quello che ho, con le disposizioni che ho, con i mezzi che ho. Se non sono, visto che non essendo l'estetista non posso farlo, farmi la ceretta solo perché una volta mi sono pure fatta male con la ceretta. Sì, anche questo ci metto in mezzo. Quindi mi tocca andare da chi veramente lo è di mestiere, un estetista. Già. E niente, chiuso questo preambolo da a momo di prete, vabbè, sempre a parte il rispetto per i preti. Chiuso questo preambolo da youtuber allucinante. Parliamo di altro. Allora, oggi non so ancora cosa farò, ma sperando di poterlo fare, ovvero volevo truccarmi, ma non so se ne ho voglia perché mi vedo strana con tutti questi peli nel mento, non è. Vabbè, ho appena chiuso il discorso, ma non lo voglio riaprire. Sì, può essere che non mi voglia truccare, ma può essere anche che voglio andare in giro così. Ma così non posso andarci, quindi almeno un trucco sulle palpebre te lo metti? Può darsi, non ne ho idea. E già. Allora, sto guardando da questa parte qui cosa posso avere di pennelli. Ne ho tantissimi. Non cosa posso avere, quanto è tutto. Sì, non ce la faccio parlare. Quanti pennelli ho, esattamente, volevo dire. Quanti pennelli ho di trucco, viso e occhi. E ho sentito anche un video di Clio dove parlava di pennelli, occhi e viso, che uno può. Noi donne possiamo usare o un pennello viso e un pennello occhi, che
va bene, non, per forza usare, non bisogna forse usare un pennello di qualsiasi precisione sia. Importante se non ho capito male io e non voglio che voi mi linciate se ho capito male tutto. Comunque, vi dicevo io, sentito da Clio in un video che si può usare un pennello per l'occhio, lo so che non ho scoperto l'acqua calda, ma vabbè. Un pennello occhi per sfumare l'ombretto. Ho uno anche per picchiettare, vabbè, si può usare anche il dito, le dita volendo, i polpastrelli per applicare l'ombretto, e l'altro è un pennello però proprio per sfumare. Poi, per quanto riguarda il viso, si può utilizzare benissimo un pennello viso da sfumatura, ma anche da vabbè, fondotinta, quel che è, blush, illuminante e così via, che non per forza bisogna usare chissà quanti pennelli per potersi truccare. Quindi sono d'accordo con Clio, io sinceramente, oddio che ha chiudito le orecchie, niente, ok, aspetta un secondo, ah ok, pensavo che stavo prendendo qualcuno e niente, non so se ve l'ho detto prima, ma mi sto aspettando il tecnico della televisione e chissà quando viene. Già, chissà quando viene. Aspetta un interruttore questo perché non posso vedere con questi occhiali, anche se vabbè. Perché non sono molto sporchi, ma una pelina, sì. Adesso mi si vede che non ho le lunette negli occhi, meno male. Perché sono senza occhiali, ovviamente me l'ho tolti, ma va. Sì, me l'ho proprio tolti. Si vede. Ah, mi metto già in chiaro che ho in chiaro, sì, tanto per sembra che mi sto scrivendo. No, vabbè, a parte gli scherzi, avevo intenzione di fare dei video tag, ma non so quali perché è saturo di tag. E volevo fare un video tag inerente alla profumeria, cioè video tag di profumi, appunto. Ma non so quale prendere perché se non mi date voi la descrizione dei tag, come si suol dire, sì, le domande, perché senza le domande io come posso rispondere ai tag? Devo cercare per via di YouTube i tag e io non so come fare, quindi se qualcuno si fa viva sotto questo video man mano che lo pubblico, mi sa dire che dove sono le domande a cui posso rispondere, così almeno posso far sì che posso far sì, posso rispondere a queste domandine. Ok, si era pulito. No, però si vede le lunette, non mi piace. E nulla, sono già. Aspettate, mi metto gli occhiali perché senza occhiali non vedo niente, è una mazza. 23 minuti di video, ok. E vi dicevo, no, gli occhiali li tengo perché non ci vedo davvero nulla. Allora, dicevo, se qualcuno mi passa le domande per le botte e risposta, io rispondo a queste domande. Sempre sotto questo video, il video tag dei profumi. Non, aspettate, come si chiama quelli? I paradisi artificiali. Se tu mi puoi passare i paradisi artificiali, le domande mi faresti un grosso favore, così anche io mi inserisco nei tag dei profumi perché mi piacerebbe molto. Ribadisco, paradisi artificiali, ok? E niente, tanto lo so che nessuno mi darà mai retta, ma io ci provo nell'intento. Se non dovesse essere così, pazienza, non posso farci niente, ma almeno ci ho provato, mi sono impegnata a far sì che paradisi artificiali mi desse risposta sotto questo video. E niente, ragazzi, questo era tutto. Io adesso tra poco registro il video tag, sempre che riesco a trovare le domande, cerco per via YouTube e poi vi faccio sapere se l'ho trovato. Vabbè, ovviamente faccio sapere sotto questo video se ho trovato, scrivo un commento e lo fisso nel commento in cui io scrivo il mio commento, cioè fisso il commento mio che ho scritto, così almeno vi accorgerete, che, almeno spero che vi accorgerete, quanto la faccio lunga per dire le cose, vabbè. Saprete già che l'ho trovato, punto e basta. Scrivete in descrizione, nei commenti, e
Vabbè, del titolo non credo che ve ne sia bisogno, ma ad ogni modo, lo scriverò dove, non so dove, vabbè. Non importa. Ciao ragazze e a presto, ciao. Ah, se vi va supportatemi con un like, perché all'inizio non l'ho detto perché ero un po' assonnata, ma ci può stare quando uno è assonnato. E sì, quando uno è assonnato, cioè, ha poco da dire like qui a destra manca. Quindi se non lo avete fatto da prima, fatelo adesso. Un bel like di supporto, un commento appunto sotto il mio, sempre che riesco. Perché no? Attivate la campanella sempre se vi va, perché tanto so che non lo fate, ma pazienza. Niente. Ciao, passate una buona giornata, perché tanto ne farò altri video. Ciao. Zombie apocalypse.